Allora, ti sto registrando, la gente vedrà le tue tecniche di seduzione. Non solo questa, mi dovresti filmare con un satellite per vedere. Chuck, prima tecnica di seduzione di Locke. Non solo le mie tecniche di seduzione, questa è una discussione animata. Non mi registrare, mi fa incazzare. Poi mi viene. A parte che questo è il mio profilo peggiore, quindi dovrei andare di qua. Dovresti cambiare di posto? Sì, o no. Cambiare di posto? Sì, o no. Cambiare di posto? Sì, o no. Sì. Vabbè, perché c'è lei che ha i capelli così. Fanno switch! Fanno switch col vento, mi sento un deficiente per quello che fa. Ma fanculo! Ecco, adesso io non sono distratta da quello che ti devo dire perché c'è la telecamera. Continua a dire! Ok, la spengo. Grazie a Dio. Penta. Allora, quando tu vieni dal mio consulente matrimoniale preferito e gli dici che hai dei dubbi, preferirei che mi chiamassi Locrez. No, io non ho detto che sarebbe qui, mi dissocio. Io non ho detto che lui mi ha, ho detto che mi piacerebbe che tu mi dicessi le cose a me, no? Come nessuno fa, perché non so, incuto qualcosa, incuto timore. Aspetta. Hai un blocco emotivo quando io ti parlo? No. E allora guardami negli occhi di sto guardando. Ci sono dei problemi fra di noi. Aspetta, allora io adesso assolutamente voglio sapere qual è stata la cosa che ti ha fatto dire non parli con me. Mi c'è i capelli a fare. C'è i capelli. No, che ho caldo. Vai. No, vai. Allora, il punto è. Il mio amico Montelli. A cui tu puoi continuare a dire tutto perché comunque è un psicologo e non mi dice niente, mi ha fatto capire che ci sono cose che tu non mi dici perché hai un blocco emotivo, giusto? Perché no, ho detto che lei non si apre, non è che lei dice che è uguale. No, cioè, è diverso, allora, è totalmente diverso. Perché lui è il suo lessico. Hai un blocco emotivo, giusto? Lo stesso che ti ha incatenata a letto prima, giusto? Perché quella telecamera è puntata anche se l'hai spenta? Perché si è bloccato. Vai bene così, vai. Pensi di prendere tutto il tempo. Anche se mi sta registrando glielo faccio cancellare. No, però scusa, andiamo sul divano, stiamo più comodi. E perché? Come gli stavi dicendo delle cose importanti. Mi sento esibizionista così. Allora, che cazzo. Allora, ripeto. Quando si è andato dal mio consulente matrimoniale a dire che hai un blocco emotivo verso anche il genere maschile, non verso solo di me, mi sarebbe tanto tanto piaciuto che fosse venuto da me a dire Locrez, col mio bellissimo Locrez. Ho un blocco emotivo. Io te l'ho non detto. Riesco a dire. Te l'ho ti già hai detto, detto che io, con me è un blocco. Hai detto che sei un po' chiusa all'inizio con le persone, giusto? No, ti ho spiegato anche la situazione, che tu mi fai, dai spiegamelo, che eravamo lì nel... Ma mi piace, mi sento deficiente quando le persone non mi spiegano le cose, perché sembra che non capisco, no? Sembra anche dislessico. No, non adesso. Sembra, tu non capisci. No. No, te l'ha detto che ha un blocco e te dici... Questa rallenta, cioè, baffa. L'ha capito anche Montelli che io ho detto nell'esatto modo in cui l'ho detto con te, perché lui l'ha capito? Perché lui pensa di capire, lui è convinto di poter aiutare le persone che capiscono. E te pensi neanche quello! Ma cosa? Io ho capito che tu hai un blocco emotivo. Sei chiusa con le persone. Ma di fronte a lui. Cellulare sotto il culo che mi dà. Come fai a non sbloccarti di fronte a lui? No, ma non sei solo tu. Tu sei il campione. Tu sei quello che rappresenta il tipo di ragazzi che frequento io. Mi fa incazzare perché non vengono le parole, con quella telecamera di merda non mi vengono le parole, non riesco no, a dirmi le cose, non sei l'unica. Anche Francesca. Francesca ci provava a dirmi le cose, ma non è che non comprendevo io, perché io comprendo sempre. Era lei che non si faceva capire perché pensava che spiegandomi le cose in codice, invece con lui che non hanno la sua responsabilità, lo vedo lì tranquillo. Da farsi le canne, dico, dai, diciamogli le cose. E lui capisce quello che deve capire. Ti aiuta, sembra che lui abbia capito tutto.
tutto il mondo, sembra Gesù Cristo reincarnato, no? Dice, tranquillo, sei perfetta così come sei. No, non sei perfetta così come sei, bisogna che vai avanti e risolvi questo problema. E ti sblocchi quei maschi, non sono l'unico maschio con cui parlerai nella tua vita, no? 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 Mi stai facendo venire un embolino, mi sta scoppiando la vena qua. Talami! Poi ti scrivo, ovviamente cerco io su Facebook perché tu sei la fighetta che non era un cazzo, ci eravamo messi d'accordo che una volta io una volta come fatto io mi hai cercato, quante volte hai cercato? Ma che cazzo c'entra? Oggi pomeriggio Oggi pomeriggio, ti ho scritto io oggi pomeriggio. Io che ero dal computer, andiamo a vedere assolutamente cosa mi hai scritto. Allora se non me lo vuoi dire, non me lo dire, hai detto. Che ti ho detto di dirmi le cose che mi devi dire, no? No, aspetta, no, perché adesso voglio vedere. Oh, calma, cazzo, porta quel ventilatore di merda, qui puntalo per no, qua. Perché poi capisci fanno squish e poi la... Mi raccalmo, voglio fumare la calma. No, io sono contro la droga. Voglio drogare. Bombarmi due ritorni. Avvicinati un po' di più con la sedia, Sandy. Ok. Allora, tu stai facendo la corte a Sonia. Questa dovrebbe essere un'intervista spontanea. Lo è. Spontanea, una cosa che noi non sappiamo. Che tu cerchi di evitare. Continua a guardare lì. Sì, perché mi sta guardando, io dovrò guardare. Mi sta guardando, puoi anche non guardare, direi guardare me. Adesso ho ordinato una telecamera. Sonia, pastore. È dura? Quello non si dovrebbe incazzare. Ma perché devi incazzarti con me? Sono una persona normale. Questa che tecnica amatoria è? La 3? Tu vuoi vedere veramente le mie tecniche? Sì, fammi vedere. Allora un giorno. No, ma no, adesso, ora, tu se sei veramente un amatore, devi riuscire a toccarlo in qualche modo, in una maniera che lei possa dire, Locres, ti dà un po' di credibilità. Non dico che la conquisti. Io l'ho già fatto. L'ho già fatto. Ok, questo è il massimo. E già questo ti fa capire. Sei, no, sei soddisfatta della sua tecnica? No. Sei soddisfatta? Soddisfatta? No. No, insoddisfatta. Incazzare? Se questo è il tuo meglio, la bocca aperta è perfetto. Non è questo il mio meglio. Ho detto l'ho già fatto in passato, giusto? Cioè, ma io l'ho mangiato la settimana fa. No, hai detto giusto. No. L'ho già fatto. Più lontano di così non ce la fai a testare, no? Stai incidendo la mia. Ok. Ah! Questo è l'arguatino che ho dipinto io per scoprire. Non è una cazzata, è veramente l'arguatino che abbiamo dipinto io e Maria Giulia. La stagione dell'amore viene e va. Oh. I desideri non vengono quasi mai come l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti la vivrai. Ti sorprenderà. Okay. Io lo so, me l'ha detto perché. Perché hai un blocco? Perché non lo superi? Ci sono molte ragazze che hanno un blocco, però col tempo lo superi. Vuoi che ti aiuti a superarlo? Credo. Sì, ma prova di dire sì, voglio vedere come fa. Sì, ah, è vero. Ma non adesso. Ho detto, prova a superare. Il modo in cui io ti posso aiutare. Aiutala, ti prego. Se parli con me dovrai far finta di parlare con un amico. Far finta lo stai già facendo? Perché non sono un amico, però devi parlare con un amico. Sei un tesoro. Il punto è che devono venire sempre con me. Devi sempre sfogarti. Se non c'è comunicazione con quello, non so i problemi da risolvere. Hai qualcosa da dire? Non ti rispondo. Io ho qualcosa da dire. Un piccoglione. Dai. Io voglio sapere, alla domanda, no, del fatto come mai Sonia rimane chiusa in difesa nei tuoi confronti. Ma tu, non dei miei confronti. Tu come risposta. Tu come stai zitto! Tu come risposta lei gli dici apriti a me e il problema è risolto. È questa la risposta no, che tu gli dai. Non ho detto apriti a me.
vedi Bico come un amico e col tempo magari riuscirai a sfogarti, e se mi vede come un amico ci saranno molti meno problemi, avremo una strada proprio. Riesci a vederlo solo come un amico? Riesci a vederlo, no. Non solo come un amico, riesci a vedermi come un amico? No. Hai deciso di essere stronzo oggi, hai proprio hai fatto un voto. Se tu non mi vedi come un amico, possiamo anche smettere di parlare. Non è quello il problema, che se una situazione si deve risolvere, non si deve risolvere con la forza, per forza. Ah, ti ho detto, non ho detto che bisogna risolverla per forza, però se tu mi vedi come un amico posso provare i desideri. Ascolta, vedi quel piede lì, ma lo baci come c'era. Col piede lo abbiamo avuto di occasioni perdendole, non rimpiangerle, no, non rimpiangerle. Okay. Puoi continuare. Puoi continuare. Grazie. A buon rendere. Dicevamo? Perché sei rossa sì. Malache! Oh, poi mi ha detto che era una cazzata il fatto delle emozioni. Noi viviamo e moriamo perché abbiamo delle emozioni, non perché abbiamo un fantomatico cuore e dei fantomatici sentimenti. Che cazzo, cioè, guarda? Tu confermi? Madonna, ma è passato! Guarda, cosa guardi? Tu confermi? È un negozio, scusa, potrebbe anche guardare. Ti sembra un negozio? Ti sembra già qualcosa da guardare che intorno? È tutta la vetrina. Infatti è una vetrina. Non è un negozio, è un... So, tu mi confermi la cazzata delle emozioni? Non è una cazzata, è una cosa che tu non riesci a capire. Non è una cazzata. Io vivo perché ho freddo, perché ho caldo, piango, perché rido. No, queste sono emozioni. Posso fare una citazione? Sì. Allora, questa è citazione. No, voglio sentirla. Dopo poi ti vengo a rispondere, eh. Vai, insomma. Allora, io non me le ricordo perfettamente. Solo il senso. Però, allora, le emozioni hanno una natura breve e violenta. Possono degenerare spesso in repressione e rancore. Perché noi scoppiamo? Per avere un orgasmo. Perché noi ci copriamo? Per avere caldo. Il caldo è un'emozione. Perché? Questo l'hai già detto. Dopo allora, perché viviamo? La differenza è tu, la cazzata che dici? Che dici? Le emozioni sono la vita, questa è la cazzata. Non dici che le emozioni sono la vita, adesso sarà una ragione per cui noi viviamo. Se noi non provassimo emozioni, saremmo amebe, no? Amebe, dei cervelli in giro per il mondo che con dei ragionamenti che non hanno verso la parte. È un giro che finisce lì. Dopo la finiamo, finisci. Io me la ricordo perfettamente, comunque. L'emozione inizia. No, non per te, per lui, non c'è. Posso lasciare anche io? Nella media! Ne abbiamo avuto già! Oh, vabbè, si tira il nostro spazio di me! No, si da solo, benissimo! Ah, che bello! Vai! La celletta? Sì, hai delle gambe veramente, mi sembra di giocare un uomo una volta. Davvero? Mi sconvolge. Ok, posto? Ha vinto l'amore? Beautiful Far.